Riprendiamo il nostro telegiornale e ci occupiamo delle terre del primitivo con questo servizio. Una suggestiva location, l'ex convento delle Servite a Manduria, un territorio ricco di cultura e fecondo di prodotti di qualità. La Magna Grecia, un vitigno autoctono dalle peculiarità uniche, il primitivo. La sua degustazione e reinterpretazione al centro della 4 giorni del Press Tour Terre del Primitivo, evento ideato e promosso dal Movimento Turismo del Vino di Puglia in collaborazione con il GAL del Primitivo e con il sostegno del Comune di Taranto e dell'Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia. Finalmente questo vitigno autoctono viene, come dire, valorizzato, perché il primitivo probabilmente era, come dire, conosciuto presso i nostri nonni, grazie ai nostri nonni, ma veniva raccontato principalmente nella nostra regione, soprattutto in questa provincia dove c'è diciamo, la massima produzione. Di questo vino che finalmente invece oggi viene apprezzato e conosciuto in tutto il mondo, nei nostri, diciamo, ristoranti importanti italiani, ormai a livello nazionale, nella carta dei vini è presente finalmente il primitivo. Sono 20 le aziende partecipanti al Press Tour che hanno l'opportunità di far conoscere le loro etichette più rappresentative al ricco e qualificato parterre di giornalisti provenienti da tutta Italia. Ma il tour è anche occasione buona per riscattare la terra di Manduria e mescolare sapientemente paesaggi, cultura ed enogastronomia. Il territorio di Manduria, ma anche dei paesi intorno, offre veramente tantissimo e quindi a noi interessa che questi giornalisti, che sono di testate prettamente dedicate al vino, ma anche al turismo in alcuni casi, possano conoscere non solo il primitivo di Manduria, che già probabilmente conoscono, e quindi riapprezzarlo e conoscere forse più attentamente le aziende che lo propongono. Stasera abbiamo in degustazione più di 20 vini di 20 aziende diverse, quindi un panorama abbastanza completo di quella che è la produzione del primitivo di Manduria DOC. Ma anche a noi interessa che conoscano il territorio nel quale viene realizzato questo vino. Come Movimento Turismo del Vino abbiamo fortemente voluto che quest'anno il Press Tour interessasse le terre del Primitivo, proprio per far capire che questa terra offre tante cose belle, sia sotto l'aspetto enogastronomico che sotto anche l'aspetto turistico.